I disagi ieri a Bassano fortunatamente sono stati contenuti. Pochi gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della primaria che non si sono presentati in classe. Ma le ragioni della protesta sono state condivise da molti e i posti a rischio nella scuola vicentina sono oggi quasi 2000. Inevitabile dunque che della questione si interessi anche il comune di Bassano. Penso che i numeri siano proprio bassi per Bassano. Comunque già in questi giorni mi occuperò di questa cosa, capirò, proprio domani devo, ho una riunione con i dirigenti scolastici per questo motivo e per molti altri nell'avvio dell'anno scolastico e metteremo a fuoco questo. Se ci sono numeri importanti sicuramente sarà il nostro avviso, il nostro impegno a scrivere al governo perché prenda seriamente in carico questa faccenda. E proprio il governo Mazzocchin lancia fin d'ora un messaggio. Io spero che la politica ragioni in maniera seria a livello nazionale, che dica vabbè, è stato uno sbaglio, un piccolo sbaglio, è stata una procedura che la magistratura ha ritenuto inadeguata, però faccia assolutamente una legge per riconoscere la storia e la capacità di questi insegnanti che sia con il loro percorso di studio, sia soprattutto con l'attività che hanno fatto in questi anni venga riconosciuta la loro professionalità. Ed è anche per evitare paradossi burocratici come questo che la Regione ha scelto di inserire la formazione tra le materie chiave dell'autonomia, tra le 5 competenze che il Veneto chiede di avere fin da subito. Con l'autonomia, assicura l'assessore Donazzan, la scuola veneta correrà ancora meglio e ancora più velocemente delle altre.